portiamo avanti questi progetti in tutta Italia e abbiamo avuto già risultati importanti a livello di sensibilizzazione dei giovani sull'argomento sicurezza. Arriveranno centinaia di ragazzi, 1200 ragazzi circa in 4 giorni, e li coinvolgeremo in tutte le nostre attività ludico-didattiche sulla sicurezza stradale. Avremo prove di ribaltamento, crash, un divertimento in piazza. Il target va dai 13 ai 18 anni, quindi proprio nella fascia in cui loro hanno bisogno di avere queste notizie e di toccare con mano soprattutto che cosa significa per esempio andare in macchina e non mettersi la cintura, quindi avranno l'impatto su un carrello a una velocità bassa, proveranno cosa significa e probabilmente convinceremo qualcuno a indossare le cinture di sicurezza. Non è la prima manifestazione che ne dedichiamo alla sicurezza stradale. Il progetto in effetti tende a dire una cosa: rispetto delle regole in assoluto. La nostra collaborazione con le associazioni di categoria, in altre occasioni con la Polizia Stradale, con i Carabinieri, con la Direzione Scolastica Regionale, fa sì che il nostro messaggio arrivi a 360 gradi. We make money, money we spend and get men hunted, spamming they want it, you bought it, let it eat your hands. Io sono rimasto da solo, non proprio solo, ancora me li ricordo, in classe sono rimasti in due, uno aveva le treccine tipo Bob Marley, mancava soltanto che si rullasse una canna e stavamo a posto, l'altro con i piedi sul tavolinetto leggeva il quotidiano sportivo e io mi sono sentito un ectoplasma, un fantasma. Per un'ora e mezza ho parlato da solo e sono tornato a casa stanco, devastato, neanche avessi fatto chissà che giornata di lavoro. Ma non è che ho sbagliato io a presentarmi in classe, non tanto giacca e cravatta che non c'è niente di male, ma quanto che mi sono messo in cattedra e ho cominciato. Questo si fa, questo non si fa, se fate questo c'è questa multa, e ai ragazzi non è semplicemente interessato il modo in cui mi sono posto con loro. Ma se ci riflettiamo, parliamo di un fenomeno quale quello dell'incidentalità stradale oggi in Italia, che fa numeri, produce numeri peggio di una guerra. Pensiamo all'Iraq, per fortuna è finita. 7 anni di guerra armata, è sceso in campo il più potente esercito del mondo, l'esercito americano, e in 7 anni di guerra, oltre a un numero di civili iracheni che non si riuscirà mai a contare, in quella guerra, in 7 anni di guerra, sono anche morti in combattimento, purtroppo, oltre 4.000 soldati americani. In 7 anni di guerra. In Italia, in un solo anno, a causa degli incidenti stradali, muoiono 5.000 persone in un anno. Vedete, io ho iniziato a sviluppare un po' questo modo un po' particolare di parlare della sicurezza stradale, iniziando ovviamente con piccoli gruppi, prima una classe, poi 2 classi, poi 3 classi, finché mi viene fatta una proposta alla quale con una massiccia dose di incoscienza ho detto subito di sì. Mi viene proposto di fare questo tipo di lezione per la prima volta tantissimi anni fa in un auditorium con 700 posti a sedere, un auditorium stupendo, nuovo. La mattina presto sono arrivato, il custode mi ha aperto l'auditorium, ha acceso le luci, sono entrato, volevo scappare via. Faceva paura, già vuoto. Queste sedie e poltroncine nuovissime, sistemate, modello curva di uno stadio, io mi sentivo piccolo sul palco rispetto a tutta questa enorme dimensione. E per un errore degli organizzatori, che temevano che i presidi non mandassero i ragazzi nel numero prestabilito, io ho iniziato quella lezione alla presenza di oltre 1.000 studenti. Allora mi sono chiesto, ma si può parlare ai ragazzi, anche tanti ragazzi tutti insieme, di un problema così delicato come la sicurezza stradale, ma usando una comunicazione più vicina ai vostri gusti e quindi usando immagini, filmati, musiche,
E soprattutto una cosa che farò con voi anche oggi, vedrete, alterneremo momenti in cui ci divertiremo tutti insieme, faremo un po' di chiasso tutti insieme, fino ad arrivare pian piano a un momento finale molto bello, molto dolce, in cui sono pienamente convinto che tutti voi oggi riuscirete a dimostrare a noi adulti quanto sapete essere più adulti di quello che noi vi giudichiamo. Fare una lezione sterile in cui dire ai ragazzi questo si fa, questo non si fa, non sortisce alcun effetto. Allora ho capito da subito che dovevo comunicare con loro scendendo io un attimo come livello di comunicazione a quelli che sono i loro gusti, nel senso che musiche, filmati, immagini, anche in una comunicazione abbastanza diretta, per poi durante 2 ore di incontro condurli pian piano fino a quella che deve essere la giusta comunicazione, quindi indurli a riflettere almeno su quali sono le conseguenze di certi comportamenti scorretti. Pensiamo per un attimo a cosa può passare per la testa di quell'agente di polizia stradale, di polizia municipale, a quel carabiniere che lì al corpo di guardia riceve quella telefonata. All'altro capo del telefono c'è una voce concitata, qualcuno che è disperato, che piange, che urla, che implora aiuto, è accaduto un incidente, bisogna correre, bisogna fare in fretta. Pensiamo per un attimo, a cosa può passare per la testa di quella pattuglia di polizia stradale, di polizia municipale, di carabinieri che si recano sul luogo dell'incidente, in realtà piccole come le nostre, ci vanno questi uomini con la piena consapevolezza di sapere già, di vedere coinvolte in quell'incidente persone conosciute. Nasce da una sensibilità personale al problema generata dalla perdita, dalla immatura scomparsa di un ragazzo mio patentato, per cui forte, insomma, da questa forte emozione che ho subito, quindi mi sono sensibilizzato poi nel voler parlare di sicurezza stradale ai ragazzi anche nelle scuole, non solo nell'autoscuola. Ho deciso di raccontare a tutti voi la mia vita in 2 fotografie. E questa è la prima. Questo sono io a 5 mesi. Mi auguro solo che i ragazzi siano stati colpiti, ma sono sicura di sì, che queste immagini che hanno toccato noi veramente profondamente abbiano lo stesso effetto sui ragazzi. Toccare le cose con mano, degli esempi concreti, un lavoro così, sì, per me è stato importante, ha un bel taglio didattico, sono molto contenta di questa manifestazione, sono veramente grazie. È stata un'esperienza davvero toccante, molto formativa per i ragazzi, dovrebbero essercene molte ma molte di più, e sicuramente aver destato anche un solo minuto di riflessione è un successo, è un successo. Noi siamo abituati anche a lavorare in un contesto ad alto rischio, per cui ottenere qualcosa di positivo anche da un unico alunno per noi è molto molto gratificante. Dal punto di vista didattico è anche interessante questa esperienza. Certo, è molto interattiva, è una metodologia sì interattiva, e che colpisce i ragazzi e ha una ricaduta sicuramente positiva. È stato veramente una bellissima esperienza anche per noi. Usa il nostro modo di comunicare, perché magari a volte sono molto pesanti. Usa il nostro linguaggio. Comunicare, esatto, sì. È diretto. Grazie. Prego, grazie. Comunque è stato molto bello e molto commovente. Molto commovente. Ci siamo! Allora ragazzi, io vi ricordo che questo è un gioco, è un gioco dove ci sarà la... Sì. Prima di iniziare io voglio sentire l'urlo di battaglia, e allora per la squadra dei verdi urlo di battaglia, per la squadra dei rossi urlo di battaglia. Allora, per essere omologato il casco deve aver superato delle prove di sicurezza? Bene. Benissimo, e perché?
Perché sì. Perché altrimenti che cosa succede? Perché sì sarebbe troppo banale. Perché non possiamo utilizzare dei caschi, diciamo, artigianali. Quindi non voglio immaginare che la nostra amica va in giro semmai con una pentola Mondial Casa. No, deve essere il casco locale. Quindi benissimo, la squadra dei Verdi conserva i 20 punti. Grazie, facciamoci sentire più forte. Ok, dai, ci siamo. Io passerei subito alla seconda domanda. Siamo pronti? Parliamo al microfono possibilmente. Allora, possiamo sorpassare un veicolo che ci segnala di voler fare un sorpasso? Cosa rispondiamo? Benissimo, mi puoi dire il perché? Perché che cosa succede se noi tentiamo di sorpassare un veicolo che sta per iniziare una manovra di sorpasso? Che possiamo andare a tagliare la sua strada quando lui è... E quindi possiamo fare? Incidente. Benissimo! Centri abitati bisogna accendere i fari anabbaglianti, ma solo nelle ore notturne. Falso! Rispondiamo al microfono, eh? Falso! 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 È falso perché? Perché una mancanza anabaglianti. Anabaglianti, ma perché? Che cosa succede? La mancanza di visibilità l'abbiamo soltanto nelle ore notturne? No. E allora forza, diciamo qualcosa in più, ti do 3 secondi altrimenti perdi punti. Meno 3, meno 2, meno 1. E mi dispiace, decurtiamo di 3 punti. Ma signorina bella, ti ricordo che la mancanza di visibilità ci può essere sia nelle ore diurne che nelle ore notturne. Quindi facciamo attenzione. L'amica dica, però ti sposto, non è giusto che sì. Ma se io faccio, dico, chiedo il perché. E lei mi dice, ma io non lo, ma io non lo, ma io... È ovvio che io devo decurtare i punti. Allora, forza, ragazzi, quindi c'è tutto in modo di recuperare, quindi non vi preoccupate, quindi avremo anche una serie di giochi dove saranno coinvolti, diciamo, persone del pubblico. Comunque mettiti le cinture, se facciamo un incidente sbatti l'assicurazione. Ma che serve? Stiamo andando a 30 all'ora! Cosa va male? Visto? Però sei bastardo. E pignolo. Oh, tu immagini già l'immagine a rallenti? Tu che ti stai sfracellando contro la Smart? E sotto i titoli, Vincenzo, preferiamo ricordarti così. Sto scherzando, ma ti metto la musica giusta per te, dai, mi sembra questa quella giusta. Dai, ehi, signorita. Vincenzo. 75 kg, stai per vivere il peggior incubo della tua vita e il mio compito è insegnarti a usare le cinture. Sei pronto? Attenzione! 3, 2, 1, action! Mi temo la noi! Fare un giro veloce. Allora, quando il sangue è tornato alle gambe potete scendere. Adesso che arrivano i ragazzi un po' più grandi facciamo la prova anche di come si scende da un'auto che si è ribaltata, perché se l'auto si è ribaltata, stai con la cintura, ti sei salvato la testa e il collo, però se preso dalla paura sganci la cintura, automaticamente tutto il peso del corpo scarica sulla colonna. Allora, la cintura deve stare qua. Sì. Allora, attenzione, una volta allacciata la cintura in macchina, sempre, non solo su questa, la prendete dalla parte diagonale e la tiri verso l'alto perché così aderisce bene sull'addome, ok? Così, perfetto. Siete pronti? Allacciate la cintura? Adesso simuliamo quell'incidente che abbiamo visto sul monitor, cioè botta laterale violentissima e la macchina si ribalta. Vai! Allora, in questa fase lei che sta al lato conducente, la ragazza senza cinture, in questa fase sarebbe già fuori dalla macchina per effetto della spinta. Lui con tutto il peso del corpo la starebbe a schiacciare e a spingere ancora di più fuori.
addirittura lui il passeggero ci arriva subito con la testa sul conducente e le fa male. Pronti? Attenzione tutte e due, mi sentite? Ora io vi giro a testa in giù. A testa in giù vi posso tenere soltanto pochissimi secondi, perché come vi giro a testa in giù tutto il sangue defluisce immediatamente alla testa, infatti diventerete subito rossi, poi paonazzi, poi perderete i sensi, poi vi esce il sangue dalle orecchie. Quindi in quei pochi secondi vi dovete rendere conto che siete completamente sollevati dal sedile, e l'unico sistema che vi impedisce di rompervi le ossa del collo è semplicemente la cintura. Siete pronti? Ma sono vivi ancora? Oh, voi due là dentro mi sentite? Sì, aspetta. Che stai dicendo? Giù. Oh, ora dimmi! Ma stanno venendo per lui! Gira la testa in giù, che c'è? La ambulanza, oh! Oh, Madonna! Oh, Madonna! Oh, non so. Che c'è? Io vi posso tenere solo pochi secondi. Devo dire che io mi faccio i fatti miei, ma un professore mi ha fatto segno, ti do 200 euro se te li tieni là fino a stasera. Ok, facciamo fare un giro per ristabilire un po' la circolazione sanguigna. Fagli fare quel giro che non facciamo fare mai alle persone vere. Ecco, state fermi. Non vi muovete, guardati! Fermami un attimo, Ricky. Userai la cintura di sicurezza adesso? Sì. Perché siamo ai limiti. Allora mi vuoi, allora mi pensi, allora stanotte non ero sordo, ho segato l'occhio, ho segato penso, ma quando te guardo scomparo un